Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cive, questo nuovo video di Biomutanto. Bene, stiamo andando a fare questa quest qui che ci ha dato il tipo là, il top, insomma sì. E quindi andiamo un po' a vederla, vediamo cosa si trattola. Occhi sulla scatola occulta, devo trovare questa scatola occulta, cioè, sperando che non sia puttata, insomma. Ho un livello, adesso dopo ci guardo, lo facciamo, mettiamo. Vorrei mettere, insomma, quasi quasi... Perché qua ci dà mai poco, e invece qua ci dà più corazza, non più vita. Vorrei fare anche più forza per poter usare anche le pistole. Che ho visto una pistola molto interessante. Vita, perché danno da corpo a corpo, intanto lo uso. Facciamo così, dai. Pompa quei muscoli. Tanto, insomma, non fa male, quindi insomma andiamo. Basta che li usiamo, ecco, tutto qua. Devo mettere anche velocità, ma siamo già così veloci. Vediamo un po'. Acquisiti livello 1, cioè 3, insomma. Dovrebbe essere problemi, sì. Questo qui lo possiamo uccidere, ma sì, dai, uccidiamo. Quindi c'è un po' di punto lì. Ecco, c'è posto. Andiamo pure. Oh, salve! Lei mi piace molto, sa? Ecco qua, si allontani, grazie, che così posso prendere il mio dovuto. Eccolo qui. Vai, speriamo che sia qualcosa di buono. Beh, carino, insomma. Non è il massimo, insomma. Neanche il minimo. Ma io direi che posso tranquillamente scendere da qua, ma insomma sì. Salve, lei conchiglia, sa. Perfetto. Vediamo. Puoi cosa vedere fa quella lumentorre da distanze siderali. Questo che cazzo sta facendo? Aspetta, aiuta be. Pensa che... Sì, scusi, sa, ma a me mi serve sto coso che mi sta fregando. Eccoci qua, insomma. Mi dispiace, sa. Ah, si devi può fare allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Beh, sto difficile, ma proprio una roba... Ottimo. La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Perfetto, mamma mia, quante robe stiamo trovandolo. Vabbè, ci guarderemo. Qui si apre e qui non lo so che cazzo si fa. Ma quanti posti ci sono? Accidenti, vai. Questa roba da mangiare. Un'escursioncina, si fa sul serio. Roba da mangiare. E nient'altro. Vabbè, abbiamo fatto presto, insomma. Ok, andiamo pure qua e vediamo che succede. Guarda, quella è la lumentorre. Nei tempi andati veniva usata per indicare la strada di notte ai galleggia melma, ma ora custodisce un segreto più pericoloso. Wow, chissà cosa sarà mai. E non c'è un cazzo. Oh, salve, mi piace molto lei, sa? Lo senti questo odore? Già. Biorischio nelle vicinanze. Sì. Oh, salve, mi piace molto, sa? Ci andate bene, eh? Allora, vediamo un pochino cosa fare. Secondo me dobbiamo salire così a naso, però insomma, può darsi che mi sbagli. Vediamo cosa c'è. Non c'è un cazzo di 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 niente. Quindi come facciamo a salire? Sicuramente ci sarà un che. Però facciamo così, facciamo prima. Dovrebbe esserci qui cose da salire, gli squacquerati di gialli. C'è questo? No, non è questo. Devo usare un altro giallo? Non è un altro giallo, un altro fungo? Vabbè, usiamo un altro fungo. Però, scatole oculate come questa sono rare. Non che sia tutta questa gran perdita. Le immagini parlanti dei tempi remoti avevano ben poco da dire. Ma come... Sì. Interessante, per carità, però insomma ci deve essere un modo per entrare al piano di sopra che mi è sfuggizionato. Vediamo un po' se è vero. Infatti l'ho detto io che c'erano di quei cosi. Vai, vediamo un po'. Salve. Perfetto. E qua, oh, sintonizzati. Mi sintonizzo subito. Ma è tutto a posto qua, manca solo l'ultimo. Eccoci qua. Siamo fatti. Quando la scatola oculata trasmette, non sai mai quello che ti becchi. In che senso? Quando va bene, ti becchi un colpo dritto al cuore. Ma, insomma, una malattia, qualcosa del genere. Va bene, cosa cazzo faccio qua? Devo andare qua sopra. Moscio l'oscia, devo andare da sopra. Ma facciamo così?
Ok, ovviamente me l'ha messo nel posto più stronzo che potessi mettermi. Cioè, il mal di testa atomico mi sta facendo venire. Allora, fattimi vedere, va. Ah, di qua, ok. Aspetta, fammi vedere se ci avevo lasciato qualcosa, perché insomma non si capisce niente, non si capisce. Ecco qua, posto. Oh, ma c'è anche una scala. Fatemi vedere se c'è qualcosa da prendere, va, insomma. L'alba è il momento migliore per iniziare la giornata. Ah beh, il tramonto sarebbe un po' fatica, sai. Vediamo un po'. Ok. Qui c'è. Ok, perfetto. Quindi io sì, direi di sì. Gira il lumenfaro in cima alla torre per rivelare un luogo segreto. Niente male. Ha illuminato una caverna nascosta. Illuminato. Chissà che segreti custodisce. Me la dai la caverna? Sì che me la dà. Ah, cioè, vai, mi ha fatto prendere un colpo. Ci dentoli. La cavernica dovrebbe essere da queste parti. Ma facciamo così che è bello, va. E poi dopo tiriamo fuori il nostro coso. Beh, detto così un po' va. Il nostro... Il bocchino lì, come cazzo si chiama? Lo scafo scofo lì. Questo qui, insomma. Ecco qua. Spumeggiante. Sì, infatti. Vai. Vediamo sta caverna com'è bella. Segui la lousa. Boh, la fine del tunnel. Vediamo se si può salire. Secondo me si salisce lì, guardate. Che bella coscia. E questa è fatta. Dai, dai, su, forza. Forza, zacchete. Perfettico. Che bella coscia. Oh, guardate come salisce. Saliziona come un vero uomo. Ostia, boh, ma c'è qualcosa per davvero lì. Vediamo cosa c'è. Tipo, non c'è niente. Sto guardando intorno, non si sa mai, sapete. Ma cos'è? Un alieno? Una cosa alienica? Quella è una stanza quiz. Chissà cosa dovrei fare per vincere il tesoro che contiene. Fantastico! Che bello, vedevo l'ora, sapete. Oh, intanto. Faccia a faccia. Facciamo il culo lui, che è una cosa positiva là. Bel colpo. Sforacchiali tutti. Oh. Congelamento. Mamma mia, che bella cosa. L'ho ucciso. Mi dispiace, sapete. Qua. Sì. Ok, oh, ma ce n'è un'altra, e un'altra ancora, intanto facciamo qua. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Ma che cazzo dice questo semo? Ok, che sia un codice, nel senso va in sequenza? O vanno tutti e tre insieme? Non lo so cosa vuole. Sto coso qui. Ecco qua, c'è boia. La spada nella roccia, c'è il mago Merlino da qualche parte. Ok. Vai. E la miseria, mi ha sfondato i timpani. Porca vacca. La nostra fan... Cioè, sì. Io la equipaggerei, voi cosa dite? Questa lama ha qualcosa di speciale. Sì, molto bella. Mi piace tanto. Mi dà proprio quella soddisfazione che non vi dico neanche. Allora, un attimo solo, va, che io vorrei vedere se posso modificarla anche. No, col batterello, grazie. Questa. Si può modificare un pochino? Sì, però non penso faccia molto, perché questa qui mi sembra una cosa che migliori tanto. Ah, perché c'è quel... Il dot è qua, quindi... Ok, basta capirlo, no? E quindi qua... fa di più. Allora, di quanto? Allora, 1389, di poco. Non mi sembra così funzionale questo 89 anche qua. Sì, alla fine faremo poco in più. Perforazione di corazza mi interessa, perché se la perforazione è molto grossa, poi vediamo, magari la miglioriamo. Adesso andiamo avanti, che è meglio. E sono contento, abbiamo preso una bella cosa. Possiamo andare avanti. Vediamo che altra quest possiamo seguire qui vicino. Madonna, che bello fare le quest. Vedete una quest secondaria cosa ci ha dato. Cioè, non dico che è l'arma della vita, però non è neanche una schifezza atomica. Mi stavo spaccando il culo. Eccoci qua. Ok, vediamo un po'. E questa è andata. Stanza quiz. Allora, fatemi vedere un po'. Potrei anche andare qui. Santuario Lume, ne manca uno, ma insomma posso anche farcela, farlo. Ti muovi un attimo, mi spendo mezz'ora che pingo.
Ma come mai all'angolo rifugio qui non c'è il pisciatoio? Strano, eh? Dove cazzo vado? Oh, ma qui c'è una caverna, devo fare tante cose. Dov'è il posto più vicino dove mettere il naso? Qua, vai. Andiamo qui. Andiamo subito a fare quella cresta. Ovviamente non l'ho selezionato, quindi lui non saprà neanche dov'è. Che pirla. Allora, andiamo un po'. Segui. Quindi di qua. Ok? Siamo immuni a tutto ormai. Cioè, dovremmo spaventarci di questo. Andiamo un po'. Corri. Vai, corri tranquilla, Mont. Si farà presto buio. Mi fa tanto piacere per te. Andiamo. Spumeggiante. Ma vai. 180 metri lì, vai. Così. Oh, 180 passi, non penso più siano passi. Ci vuole motore 1. Che cazzo c'ho? C'è il 3 io. Si torna a faticare. Ma sì, una cosa lieve. Ecco qui, è il nostro santuarietto. Vai. E questa è finita. Ottimo. Ostia, poi cosa mi ha dato? Definitivo proprio. Tipo mod migliore. Perforazione e corazza, ma per cosa? Adesso fate a capire che cazzo è. Lente per me è un mirino, detta così. Però precisione sì. Proviamoci, dai, tanto ce l'abbiamo. No, sistema, scusate. Allora, l'arma è questa qui, modifica. Il mirino, vediamo un po'. Esatto. Io direi che la portata aumenta di tanto, ma di tanto tanto. E quindi io la metterei. Notevole. Cazzo, abbiamo fatto una cosa sborone, insomma. 1007, no, questo non c'è un cazzo. Questo non c'è un cazzo, penso che proprio faremo che non c'è un cazzo di un cazzo di un cazzo di niente. Sì, la perforazione aumenta, ma non mi sembra che perfori tanto, insomma. Ma comunque facciamo farà così che è caso meglio. Tuo. Roba da fare invidia un cecchino. Guardate come stiamo migliorando la nostra arma, presto spaccherà i culi, insomma. Adesso vediamo cosa possiamo facere. Possiamo ancora andare qua, per carità, moto tunnel, non so cosa serva. E qui trova il terraglobo. Però non ho un punto di trasloco, quindi non lo farei. Anche perché qui dopo andiamo nell'altra zona. Da quante roba abbiamo attivato? Sì, qui ci sono 8.500 miliardi di quest che non me le trova. Entro e rimangono lì, vabbè, è andata così. Allora, torniamo nel nostro posto, va, anche qui. Mi dice sempre che non c'è un cazzo, poi c'è, va a capire. Vabbè, vado un attimo qua a vedere se mi toglie il punto interrogativo e ci vediamo frappè. E niente, non si toglie, quindi andiamo avanti. Adesso facciamo un'altra quest che si trova esattamente qua, una o l'altra, è uguale. Andiamo pure a prendere il nostro viaggio rapido, sono contento. Vai pure, vai, corriziona. E vediamo un po' cosa fare. Ormai stiamo andando a casa a cap, Bene, sono contento. Vai, corri. Questa imbarcazione dovremmo andarci in teoria, quella galleggiante che diceva un tipo della quest, però non sono sicuro che sia una quest. Vediamo un po'. Si torna a faticare. Ma porca miseria, ci deve essere un punto di attacco, qualcosa, perché non saprei proprio. Infatti, qua. Ok. E adesso vi spacco il culo tutti quanti. Ecco. Ok, aspetti un attimo, due. Già voglio dare una sfraganata che se la ricorderà per tutta la vita. Magari se l'abilità funzionasse. Vai. Congelami. Oh. Guardate che roba. Eccoci qua. Adesso questo qui facciamo così. Perfetto. Vai. Ta-ta-ta. La Peppa, ma dove è andato? Scusi, sa, dovrei sfondare il culo un attimo. Cioè, me l'ha sfondato lui, è stato bravo. Guardate lì che roba. Cioè, boia. Ma proprio tra fuoco e ghiaccio, proprio. Vai. Cioè, boia. Ci hai dato un sacco di lamo. Va bene. Dovrebbero esserci altre scarpate qui. Sì, c'è tanta roba. Adesso io prendo il palo e la esploro, Adesso andiamo. Salve! Niente. Non l'ho preso. Vabbè, cioè, troppo vicino non prende. Però diciamo, ci sta divertendo, dai, è divertente. E carica ciao, una velocità ciao. Incredibile. Aspetta un attimo, va. Porca vacca, i critici che facciamo. È stato agile, ecco. Lui. Madonna, i punti danni che gli facciamo. Ecco qua, è un po' morutto, signoro. Mi sa che è un po' andato.
Perfetto. E adesso apriamo. Aprut. E insomma, non si fa un cazzo? Cioè, ci sono rimasto male, lo sapete? Vediamo un po', magari qua si fa qualcosa. Evidentemente sì. Vediamo se c'è qualcosa neanche qua. Non c'è un cazzo. Andiamo sopra. Ecco qua. Aprut. E questo è il manico. Non so che... C'è boia, cosa mi hai dato? L'accessorio per sempre la spalla. E niente. Che cazzo sta facendo? Ma e quindi non c'era un... Aspettate un attimo, insomma. Non c'era un cazzo, a meno che non debba entrare qui dentro. No, non mi faccio entrare. Ma penso che l'abbiamo esplorata tutta la nave. Vabbè, andiamo via. Poi al massimo ci dirà di tornare. Allora, stavamo dicendo che devo andare qua. Ahia, mi sono spaccato il culo. Andiamo di qua. Oh, ma c'è qualcosa da raccogliere. Raccolgo subito. Scusi, sa, niente di personale, ma... Si torna a... No, hai sbagliato. Ok, vado via un attimo. Grazie. Adesso ritorniamo lì. Vediamo cosa c'è. Mi sa che non c'era un cazzo. Niente di buono. Beh dai, qualcosina c'era, però niente di che. Andiamo pure e siamo arrivati. Perfettico, vai. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Davvero? Ci vuoi adesso? Un po' di legno rottami tutti per te. Ecco, quello mi serviva. Hai trovato una sdoppio via. E ora dove si va? Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Vabbè, abbiamo due strade. Intanto facciamo questa. E vediamo cosa trovare, insomma, sì. Allora, c'è un bidone. Vediamo se qui c'è qualcosa, perché a volte qualcosa di nascosto c'è. C'era un cazzo. Vediamo un po' qua dentro. Aprut. Niente, c'è andata malo. Vediamo se c'è qualcos'altro qua nel bagagliaio. Vedete che già va molto meglio. Perfettico. Qua si può fare qualcosa? Col cazzo, ma risposto, beh, fa piacere, dai. E qua c'è qualcosa. E vedete che c'era qualcosa. C'è boia. Infetto 3. C'è boia. Questo da mettere. Potrei. Spari delle lame che trafiggono i nemici. Mossa l'oscia. Deve essere una figata senza finole. Allora, adesso ho visto che si può andare in tanti posti. Adesso piano piano ci andremo. Però. Vediamo un po'. Vai, vai. Salisci. Saliziona. Ci boia. Tapla. Sa. Cos'è sta rubata qua? Ecco qui, vai. Mi sia tanto che questa qui è una missione le molto interessante. Non c'è un cazzo, vero? Questo lo faremo sicuramente. Dai, questo mi sa che mi sembra di ricordare che forse è una missione secondaria, primaria. La... porca vacca. E adesso? Così. Oddio. Mi fa prendere dei colpi sto fungo. E niente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qua, sempre missione primaria, la che gli attacchi, quelle cose lì. Adesso prendiamo qua. Perfetto. È lì a disposizione. Questo vuoi farci, insomma. Era lì. E infatti, questo poi si va là. Che non ricordo se si potesse fare qualcosa. Adesso lo fate ricordare. La chiave di tutto è l'equilibrio. Esatto. È tutto così vivace durante il giorno. Una cosa incredibile. Allora, fatemi vedere. Qua se si può andare. Ecco qua, questo mi piace, lo sento l'odore. Eccoci qua, vedete, ho detto io, oscia boy, salve. Mod migliore. Precisione parecchia. E questa è andata. Poi, cos'altro possiamo facere? Sto pensando, Sto pensando che non c'è più un cazzo, ok. Però non è mica finita, ma c'è tanta roba. Qui non si può entrare, no, peccato. Qui si può entrare? Sì, si può entrare. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Sac. Addirittura uno zaino. Più protezione. Non so, niente di che. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di meglio. Sta le mani. Oh, salve. Lei si apre benissimo. Mi fa piacere. Vediamo dove porta. Cosa facciamo qua? Vai. Qua c'è parecchio da esplorare, Ce n'è proprio tanto. Vai. Perfetto. Non si vede tutti i giorni un'emana luce del tempo che fu, ma eccolo qui. È un apparato capace di inviare lumen raggi. Spero che funzioni ancora. Già.
Vediamo un po'. Porca vacca, energia chi ne fa parecchia, eh? Vediamo. Questa roba da mangiare, no? Forse boia mi ha detto una bella solo cosa. Solo materiali migliori. Perfettico. E adesso facciamo sto coso. Sembra che i comandi vadano riorganizzati in modo che il meccanismo si attivi. Difficilissimo, eh? Una roba. Accidenti. Eccellente. È illuminante. Ah. Ah, ma guardate voi. Che bella cosa. Allora, è come se qualcosa stesse per accadere oggi. È vero? Spero qualcosa di buono. Adesso andiamo nella... Eccolo qua. Salve. Ruota le manovelle della scatola di controllo per far ronzare il cavo. Ecco qua. Ronziamo pure. E anche questa è fatta. Cablato è pronto all'uso. Che stile. Eh? Copri capolavoro. Bei pantaloni. Cosa mi dà? Guardo le protezioni, più che altro. Devo farmi dei set di quell'altro elemento, questo qui, il 18, che non abbiamo. Trovo qualcosa che mi copra tanto, lo apprezzerei in modo particolare. Va bene, adesso andiamo un po' in giro perché c'è tanto ancora da esplorare, solo che non ho capito dove, quindi insomma sì. Salve, lei mi piace parecchio, ma no, non prendiamo più, non servono. Allora, controlliamo bene, proprio bene bene, perché tanto di roba ce n'è. E quindi sì. C'è un cazzo, non c'è. Ce n'è di roba, c'è un cazzo, non c'è. Qui siamo già salinazionati. Chi è che mi illumina di giorno così tanto? Oh, ma qui c'è qualcosa. Speriamo bene. Vai. Porca vacca. Non c'è niente di che. Ok, vediamo se c'è altro. Tanto, ecco qua. Qua si andrà sicuramente a fare qualcosa di interessante, vero? Eh no, a quanto pare no, perché ce l'avamo già andati. Chissà dov'è tutto il resto. Vabbè, vado in giro così non vi annoio. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua, si apre sta porta. Vediamo, speriamo bene che ci sia qualcosa di buono. Insomma, si va. Oh, salve! Io lo sapevo che c'era qualcosa di buono. Mi ho sentito proprio il naso, lo sentivo. Ok, cioè, beh, quanta roba mai dato. Interessante. Però, tanto, eh. Vediamo un po' quanta roba c'è ancora. Oh, ce n'è tanta. Ma ormai il nostro... troviamo tanti quella roba buona che ormai fra poco facciamo delle armi da panico. Questo si apre ovviamente. Vediamo. Cioè, boh, mi hai fatto uscire da qui. Io non me ne ero neanche accorto che questa porta si aprisse. Vediamo se c'è qualcosa qua. Non c'è niente, quindi possiamo andare di sopra. Adesso ci salutiamo, scendo, faccio video troppo lungo. Si può salire ancora. Ah, qui si poteva aprire. Che cazzo, ne avevo visto. Insomma. Vabbè, niente di che. Vediamo se c'è altro. Sì. Niente di che. Andiamo. Mi apri. Mi scusi, sa. Però lei non mi sta indicando. Come me la sta cosa qua. Insomma. Ecco. E niente. Proseguiamo di sopra. Vediamo un po' cosa c'è. C'è tanto da salizionare questo posto. Mi scusi, sa. Io avrei cercato un po' di roba. Cioè, poi non l'ho visto. Vabbè, ci guarderò. Dopo guardo il video. Metto in pausa. Vedo cos'era. Questo mi potrebbe quasi interessare, eh? Un caricatore bello bello, però c'è pistola, accidenti. Vai. E niente, purtroppo è andata così. Ok, rifaccio l'ultimo piano, spero sia l'ultimo. Vediamo cosa c'è. Che abbiamo ancora altra roba da trovare. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Ah, meno male. E vai! Ne mancano due di pezzi. Che boia. Abbiamo trovato tanti caricatori di pistola. Ok. Ne manca solo il pip-pip, quel cazzo che è. Oh. Però 36%. Questo sarà il mio prossimo. Il manico. Perfetto. È lì a disposizione. Vai. La miscela mi ha sfondato i timpani. Beh, sono contento. Non abbiamo trovato quel bibi, come cazzo si chiamola. Però, insomma, dai, è andata abbastanza bene.
qui non è che si siende dopo, vabbè, faremo nel prossimo episodio, io sono contentissimo. Quindi ragazzi, come solito vi invito a lasciare un like, un commento se piace, di farmi sapere cosa ne pensate. Adesso vi saluto, Shiva, ciao ciao.